Nessun altro pianeta è attualmente esplorato così intensamente come Marte. Probabilmente puoi già indovinare perché. Da quando l'imprenditore statunitense Elon Musk è entrato nel business spaziale, l'esplorazione e la colonizzazione di Marte sono stati un argomento onnipresente. Ma c'è un'altra ragione per cui noi umani vogliamo saperne di più sul pianeta rosso. I nostri immediati pianeti vicini possono fornirci preziosi indizi sul destino della nostra casa, la Terra. Dall'inizio degli anni 2000, solo la NASA ha inviato 10 sonde su Marte. Inoltre, ci sono numerose altre sonde dell'Agenzia Spaziale Europea, dei giapponesi e dei russi. Il Mars Reconnaissance Orbiter della NASA è in funzione da circa 15 anni e in questo video vi mostriamo cosa ha trovato su Marte. Se ti piacciono i nostri video, sentiti libero di supportarci con un pollice in su, iscriverti a Simply Space e prepararti per altri video affascinanti in futuro. La missione di ricognizione su Marte. Il Mars Reconnaissance Orbiter, abbreviato MRO, è la 27esima sonda che gli umani hanno inviato su Marte. MRO è un progetto della NASA. I dati sono disponibili per gli scienziati partecipanti di tutto il mondo. Orbiter è stato lanciato il 12 agosto 2005 sulla punta di un razzo Atlas V da Cape Canaveral in Florida. Marte era molto vicino alla Terra in quel momento, quindi la navicella spaziale MRO è entrata con successo nell'orbita di Marte solo pochi mesi dopo, il 10 marzo 2006. Da allora MRO ha trasmesso continuamente dati alla Terra. Per la comunicazione, MRO ha un'antenna direzionale con un diametro di circa 10 piedi. Ciò può raggiungere velocità di trasmissione fino a 6 megabit per secondo. La missione principale di MRO è stata completata qualche tempo fa, nel 2010. La NASA attualmente continua a far funzionare il veicolo spaziale finché continua a funzionare e fornisce dati redditizi. Per l'alimentazione, l'orbiter è dotato di due vele solari a lunga durata, ciascuna lunga circa 15 piedi. Succedono cose intorno a Marte. In orbita attorno a Marte, MRO non era solo all'arrivo. Con il Mars Global Surveyor, il Mars Odyssey e il Mars Express, altre tre sonde stavano già orbitando attorno a Marte. A loro si sono uniti i robot marziani Phoenix, Curiosity e Insight, che stavano raccogliendo dati sulla superficie del pianeta. Questo è un record assoluto nella storia dello spazio. Nessun altro pianeta è attualmente occupato come Marte. Ma torniamo al progetto di ricognizione della NASA. Gli obiettivi principali della missione MRO sono mappatura della superficie marziana, ricerca di tracce fossili e la ricerca di acqua e ghiaccio. Preparativi per i primi umani su Marte. Noi umani continuiamo ad essere interessati a sapere se la vita possa essere esistita una volta su Marte o se possa esistere in futuro. La gente ha pensato ai voli con equipaggio e una stazione spaziale su Marte da molto prima che Elon Musk fondasse la sua compagnia spaziale. La NASA ha elaborato piani iniziali per questo già negli anni 90. Ma per attuare questi piani abbiamo bisogno di maggiori informazioni su Marte. I viaggiatori spaziali o i coloni successivi sarebbero stati lasciati a se stessi così lontani dalla Terra. I voli di rifornimento richiederebbero anni. Un'astronave con persone e carichi del peso di tonnellate avrebbe bisogno di molto più tempo per volare su Marte rispetto a una sonda relativamente piccola e leggera. Senza acqua sul posto, la sopravvivenza dei coloni marziani sarebbe in costante pericolo. Anche se una certa quantità di acqua potrebbe essere inviata su Marte dalla Terra, ciò sarebbe costoso e richiederebbe molto tempo. I coloni dovrebbero costantemente purificare e riutilizzare l'acqua tramite sistemi di ritrattamento. Se ci fossero problemi con la tecnologia, le persone su Marte si perderebbero rapidamente. La migliore fotocamera nello spazio. Per svelare i segreti di Marte, l'MRO ha a bordo una fotocamera dalla risoluzione particolarmente fine. Con un metro per pixel, la fotocamera High-Rise, High Resolution Imaging Science Experiment supera di gran lunga i suoi predecessori. Le immagini possono essere ingrandite sulla Terra ad alta risoluzione e opzionalmente anche a colori reali.
Ciò è necessario per identificare le strutture in modo più affidabile, poiché le rocce marziane e la superficie hanno un aspetto leggermente diverso da quello che vediamo sulla Terra, anche gli esperti non possono sempre identificare e distinguere chiaramente ghiaccio, roccia, acqua o altre strutture. La missione MRO dovrebbe finalmente cambiare questa situazione e fornire nuove e uniche intuizioni. Vi presentiamo ora le scoperte più emozionanti. Un sito di atterraggio sicuro per il rover Curiosity? Come una delle prime missioni, MRO ha cercato siti di atterraggio adatti per suo fratello, il Curiosity Rover. A quel tempo, 12 possibili siti di atterraggio erano ancora in discussione per la sonda terrestre e la stazione di esplorazione. MRO ha prima studiato il Neely Fosse Through per questo scopo. Le immagini hanno fornito prove che l'acqua potrebbe essere esistita qui una volta. Minerali argillosi e carbonati potrebbero essere tracce di un antico paesaggio fluviale. Se l'acqua pura si nasconda ancora nelle profondità di Marte, è una delle grandi domande della sua esplorazione. Come probabilmente saprai, Marte è un pianeta desertico, quasi arido in superficie. Ma i ricercatori hanno calcolato che molti milioni di anni fa, Marte era un mondo di acqua calda, con un'atmosfera e forse anche esseri viventi. Quindi è del tutto possibile che quest'acqua sia scomparsa solo nel sottosuolo. Marte è andato. Per milioni di anni la superficie di Marte è stata modellata dall'aridità e dalle tempeste. Le tempeste di sabbia regolari a volte avvolgono completamente il pianeta. Le velocità del vento in media di 62 miglia per ora sono in realtà innocue. Ma è insolito che una tempesta di sabbia sia così grande da far scomparire un intero pianeta. MRO è stata in grado di visualizzare questo fenomeno con una chiarezza senza precedenti. Un'immagine scattata il 28 maggio 2018 mostra il pianeta rosso nella sua forma normale e appena un mese dopo, il 1 luglio, era completamente avvolto dalla sabbia. Enormi valanghe nella primavera marziana. Il 19 febbraio 2008 l'MRO ha fotografato una sensazione. In realtà gli occhi dei ricercatori erano sulle calotte polari settentrionali di Marte. Si sospetta acqua calda sotto gli strati di ghiaccio spessi chilometri. Improvvisamente i sottili sensori dell'orbiter hanno registrato un enorme sconvolgimento del materiale del suolo. Nelle vicinanze, quattro valanghe erano precipitate da una parete rocciosa alta quasi 700 metri. La vorticosa nuvola di polvere ha raggiunto un'altezza di circa 620 piedi. Nell'area della caduta, gli strati di terreno giacciono liberamente uno sopra l'altro. Nella primavera marziana, quando i poli si riscaldano, il ghiaccio di anidride carbonica evapora sullo strato di ghiaccio profondo. Il vapore può innescare valanghe enormi come questa. Modelli ragno su Marte. I vapori di anidride carbonica che fuoriescono sono anche responsabili di questo modello unico a ragno. La MRO ha catturato per la prima volta le strutture del ragno in immagini belle e chiare il 4 febbraio 2009. I crateri e le linee creati mentre i vapori fuoriescono ricordano davvero le tarantole giganti o molte minuscole zampe di ragno. La transizione del ghiaccio congelato di anidride carbonica in gas, nota anche come sublimazione, modella gran parte della superficie marziana. Un vortice di polvere alto migliaia di piedi. Un altro highlight catturato dalla fotocamera high-rise è stato questo vortice di polvere. Il lungo e stretto vortice si arriccia sul terreno come un verme gigante. L'immagine è stata scattata il 16 febbraio 2019 da circa 185 miglia di distanza. I sondaggi hanno mostrato che il vortice di polvere doveva essere alto almeno 2625 piedi. È all'incirca l'altezza dell'attuale edificio più alto del mondo, il grattacielo Burj Khalifa a Dubai. L'ESA Beagle Lander. Il 2003 è stato un anno cupo per i voli spaziali europei. Il progetto congiunto Mars Express e Beagle ha inviato un orbiter e un lander su Marte. L'orbiter è stato in grado di iniziare il suo servizio come previsto. La sonda lander di Beagle 2 è fallita poco dopo essere arrivata sulla superficie di Marte. C'è stata una grande delusione all'ESA e in tutto il mondo. MRO ha trovato Beagle 2 sulla superficie di Marte circa 11 anni dopo il suo atterraggio di fortuna. Le immagini ad alta risoluzione hanno mostrato che il robot aveva parzialmente dispiegato i suoi pannelli solari prima che la tecnologia fallisse. Una risorsa idrica praticabile per i futuri coloni?
Le cose si sono fatte entusiasmanti quando i depositi d'acqua sono stati finalmente scoperti nel gennaio 2018. Con l'aiuto di MRO, gli esploratori di Marte sono stati in grado di scoprire enormi vene di ghiaccio liberamente accessibili proprio sulla superficie. Normalmente nascoste in profondità, le vene di ghiaccio vengono alla luce in corrispondenza dei bordi di rottura e di caratteristiche geologiche simili. Finora MRO ha scoperto un totale di 8 vene di ghiaccio liberamente accessibili. Per i futuri viaggiatori spaziali su Marte, questi potrebbero essere l'approvvigionamento idrico cruciale. Anche il carburante potrebbe essere ottenuto dal materiale. Gli scienziati erano particolarmente affascinati dalla composizione e dalla struttura del ghiaccio, il che indica che quest'acqua, una volta, cadeva sul suolo marziano sotto forma di neve. Questa scoperta supporta la teoria di Marte come pianeta acquatico con clima e stagioni temperate. Questa non è affatto la fine delle possibili scoperte su Marte. 3 sonde terrestri stanno attualmente esplorando miglia e miglia. Gli orbiter nello spazio continuano a cercare fenomeni e caratteristiche uniche. Nel febbraio 2021, il 5° robot su Marte e un primo elicottero della NASA dovrebbero atterrare su Marte. Un progetto di collaborazione internazionale prevede di riportare sulla Terra campioni di suolo. Sarebbe una sensazione senza precedenti. Quindi l'eccitazione che circonda Marte continua. Vi terremo aggiornati, ovviamente. Facci sapere se ti sono piaciute le scoperte del Reconnaissance Orbiter e dici qual è la tua visione della futura esplorazione di Marte. Ti offriresti volontario per diventare un colono di Marte? Scrivici le tue idee e opinioni nei commenti.